Cari amici, benvenuti. Quest'anno Bergamo e Brescia vengono celebrate come capitali italiane della cultura. In occasione di questo evento, la Diocesi di Bergamo ha proposto di far scoprire sotto una nuova luce alcuni tesori del suo territorio, tra cui questo luogo, la Chiesa della Madonna del Carmelo, all'interno dell'ex convento dei Neveri. Ci troviamo a Bariano, piccolo borgo nel sud della provincia, lungo un tratto del fiume Serio. E proprio grazie alla presenza del fiume Serio e di un suo guado, in seguito alla colonizzazione romana del primo secolo a.C., i legionari fondarono qui il villaggio di Averga, dove costruirono le loro ville, come quelle in cui ci troviamo. Lungo i secoli, gli abitanti del posto non rimasero sordi alla buona novella di Gesù e trasformarono parte di questa villa in un mausoleo. Qui già i primi cristiani ricordavano i loro morti, ma anche rinnovavano la loro speranza nella vita eterna, realizzando immagini che avevano il sapore della certezza nella resurrezione. In un luogo dove è facile pensare alla morte, al dolore, alla perdita, i nostri predecessori hanno dipinto un messaggio di speranza. La loro fede in un Signore che non abbandona i suoi figli nell'ora della prova, la loro fede nel Signore della vita. Bene, ora entriamo e seguitemi. I primi affreschi raccontano storie tratte dal Vecchio Testamento, dal libro del profeta Daniele, quindi situate all'epoca dell'esilio del popolo ebraico in Babilonia.
In questo primo affresco il momento è drammatico. Le fiamme sono alte e circondano tre giovani uomini condannati da Nabucodonosor per non essersi prostrati davanti alla sua effigie. A pochi passi da qui, una seconda scena altrettanto angosciante si sta consumando. Dei leoni attorniano famelici il profeta Daniele, che si è macchiato dello stesso crimine ma nei confronti di re Dario. Ma tutti questi quattro condannati sanno in realtà di essere innocenti e di essere stati condannati a questi supplizi unicamente per essere stati fedeli al loro Dio, e quindi a lui si appellano. Li vediamo ritti in piedi, le braccia alzate al cielo, pregano Dio se non di salvarli, quantomeno di dargli la forza di andare fino in fondo. E anche se qui non si vede, sappiamo che Dio ascolterà le loro preghiere, salvandoli. E questo è il messaggio più bello della nostra fede cristiana. Dio salva, Dio ascolta le preghiere dei suoi figli. Il nostro Dio non è il Dio della morte, ma della vita. Lui non gradisce olocausti, ma questo sì richiede fedeltà, pretende fedeltà, e questo lo diremo anche più avanti. Quindi Dio ci protegge, Dio non ci abbandona, ancora più bello, Lui non ci abbandona nemmeno quando noi pecchiamo e siamo consapevoli di farlo, anzi ci risolleva dal peccato. E questo è il senso profondo, è il messaggio del canto che ascolteremo tra poco, che ha una storia un po' particolare. Se questi affreschi ricordano i tempi della schiavitù ebraica in Babilonia, ebbene l'autore di questo brano era lui stesso un negriero, praticava quindi la tratta degli schiavi, ma scrive: la grazia di Dio l'ha risollevato da una vita abominevole e di soprusi nei confronti dei popoli africani. Convertitosi, presi gli ordini, nella seconda metà del Settecento quest'uomo scrive un inno bellissimo. Versi come: il Signore mi solleva dalla paura, la grazia di Dio mi ha condotto in salvo fino a qui, il Signore sarà la mia difesa e la mia eredità, restituiscono il senso profondo della fede cristiana, della promessa del Dio della vita, appunto. Scrive quest'uomo: il Signore mi ha promesso il bene. E appunto questa promessa di bene, questa promessa di salvezza si compie proprio nel sacrificio supremo del Figlio. La Pasqua ce lo ricorda, il sacrificio supremo del Figlio è l'unico gradito a Dio. Scritto da John Henry Newton, Amazing Grace. That saved the wretch.
La caduta dell'impero romano apre la strada ai nuovi dominatori longobardi, che arrivarono in Italia nel VI secolo d.C. La loro conversione intorno al 669 porta nuova linfa al mausoleo di Averga, che col tempo viene trasformato in una pieve. Nel mausoleo trova posto il battistero, sull'antica villa sorge la chiesa dedicata a Maria. Intorno all'anno 1000, probabilmente in seguito ad un'esondazione del fiume Serio, Averga scompare. Sopravvivono solo la chiesa ed il battistero, che verranno annessi alla chiesa di Bariano e continueranno ad essere frequentati. Della fine del XIV secolo rimangono questi affreschi sulla parete d'ingresso raffiguranti i santi. Alla mia sinistra San Tommaso d'Aquino, alla mia destra San Giacomo, Santa Caterina d'Alessandria e San Bernardo da Chiaravalle, uniti sotto un'esile loggia di stile tardo gotico. San Giacomo e Santa Caterina, risalenti ai primi secoli della cristianizzazione, sono santi martiri. Hanno compiuto il sacrificio estremo donando la loro vita per non tradire Cristo. San Bernardo, esponente di spicco dell'ordine cistercense, e San Tommaso, celebre domenicano, sono stati dei fini teologi e mistici del XII e XIII secolo, devoti a Cristo e alla Madonna. Sebbene quelli affrescati in Nevri siano i santi che gli abitanti di Bariano hanno voluto dipingervi per devozione secoli fa e a cui si rifà la chiesa delle origini medievale, non possiamo dire che il loro messaggio non sia arrivato fino a noi e che il loro esempio non ispiri ancora quelle persone che restano salde nelle loro convinzioni e nella loro fede, nonostante il contesto in cui vivono li metta a dura prova. Perché essere cristiani non implica necessariamente il martirio, ma certamente una costanza e una coerenza di vita che si esplicita nelle opere. Il Vangelo non va predicato, ma vissuto. Le parole si mettono in atto, le esortazioni devono diventare realtà tangibile. A sostenerci in tale impegno quotidiano c'è stata donata l'Eucaristia. Fu proprio per la solennità eucaristica del Corpus Domini del 1264 che, su invito di Papa Urbano IV, San Tommaso d'Aquino compose dei testi liturgici. Nel noto inno latino Sacris Solennis, le ultime due stanze dal titolo Panis Angelicus cantano del corpo di Cristo che visita e sazia ogni uomo ed indica la via da percorrere per arrivare alla santità in quella luce dove abita Dio. Citando il santo Aquinate, chiediamo a te Dio di visitarci, per le tue vie portaci, dove tendiamo alla luce in cui tu abiti. Ascoltiamo il violino di Anna Pecora e la voce di Chiara Sessa, che eseguono Panis Angelicus di San Tommaso d'Aquino, musicato da César Franck nel 1872.
Se fino al XV secolo riusciamo a seguire la storia di Averga e della Chiesa attraverso soprattutto testimonianze pittoriche, dal 1480 sappiamo attraverso documenti scritti che l'arciprete di Bariano, Fermo Furnio da Caravaggio, dona la chiesa e i terreni circostanti alla congregazione dei padri carmelitani di Mantova. I frati fondano qui il loro convento, che tra l'altro godette anche di notevole prestigio, soprattutto negli anni 30 del Cinquecento, quando ospitò qui ben due capitoli generali della congregazione carmelitana. È in quegli anni che la chiesa si ingrandisce al punto da inglobare parte del battistero, che quindi diventa la cappella della Madonna del Carmelo. Carmelo, appunto, i carmelitani sono un ordine nato come eremitico ai piedi del Monte Carmelo in Alta Galilea. Questi eremiti però nel XIII secolo sono costretti a rifugiarsi in Europa a causa delle persecuzioni religiose e proprio in Europa scelgono di trasformarsi da eremiti in cenobiti, quindi di condurre un nuovo tipo di vita comunitaria. Ed è in questo momento molto delicato che leggono il loro primo generale, Simone Stock, San Simone Stock. Ascoltiamo ora la voce delle suore carmelitane scalze del monastero di San Giuseppe di Cividino, che ci spiegano l'importanza capitale proprio della figura di San Simone Stock e anche l'importanza dello scapolare, del culto dello scapolare, una parte essenziale del loro abito. Si racconta che durante quei primi e più difficili anni dell'insediamento dell'ordine in Europa, un superiore generale, Simone Stock, San Simone Stock, spesso supplicava la gloriosa Madre di Dio e patrona dell'ordine di proteggere con qualche privilegio i frati che portavano il suo nome. Ogni giorno, devotamente, recitava la seguente preghiera: Fior del Carmelo, vite feconda, splendore del cielo, vergine pura, singolare, madre fiorente ed intatto onore, sempre clemente, dona un favore, stella del mare. Un giorno, mentre ripeteva questa preghiera con grande fervore, la Vergine Madre di Dio gli apparve accompagnata da una moltitudine di angeli, tenendo in mano lo scapolare dell'ordine, e gli disse: Questo è il privilegio che io concedo a te e a tutti i carmelitani. Chiunque morirà con questo scapolare non perirà il fuoco eterno. Lo scapolare, quindi, già anticamente parte importante dell'abito dei frati carmelitani, veniva assunto in base a questa tradizione a simbolo e segno della particolare tenerezza e protezione di Maria. Abbiamo sentito che San Simone Stock pregava ogni giorno la Vergine chiamandola Fiore del Carmelo. Ascoltiamo ora la versione originale latina di questo canto, Flos Carmeli, nella versione per voce e violino. Un canto musicato nel 1665, ma composto proprio da San Simone Stock. Mother.
Dopo questa apparizione si istituì la festa della Madonna del Carmelo. Ascoltiamo ancora le suore carmelitane. La celebrazione della Madonna del Carmine, quindi, è la festa dell'ordine carmelitano e di quanti sono uniti al Carmelo nel riconoscere Maria quale sorgente di ogni bene in Cristo e quale modello evangelico nel vivere l'ideale della preghiera contemplativa. Contemporaneamente, la festa predica la certezza di fede nell'aiuto di grazia di Maria. L'amore particolare e la fedele imitazione danno sicura speranza che colei che ha l'ufficio di essere madre nell'ordine della grazia ha cura dei fratelli del Figlio, ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli ed affanni, fino a che non siano introdotti nella patria beata. Ella sarà segno di sicura speranza e consolazione per coloro che attraverso l'umile segno di particolare dedizione cercano di rifletterne la presenza nel mondo, sia fra le prove della vita, sia nei dolori dell'ultimo combattimento. Come pure sarà segno di speranza anche nel luogo della purificazione che prepara l'incontro eterno con l'amore, fino a che non siamo introdotti nel cielo. Il cenobio coi suoi beni è soppresso dalla Repubblica Veneta nel 1770. E messo all'asta. Nel 1776 viene acquistato dalla famiglia Imberti, che lo utilizza come stalla, magazzino, fienile ed osteria. Dopo secoli di storia, il complesso cade in rovina. La chiesa maggiore di Santa Maria viene demolita nel 1860, mentre la cappella mantiene il carattere cultuale, ma solo nel 1937 torna di proprietà della parrocchia di Bariano. È tuttora consacrata, sebbene utilizzata unicamente in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmelo, la terza domenica di luglio. Nel 2001 inizia il restauro conservativo, che in 16 anni riporta alla luce questo scrigno nel quale, come nelle pagine di un libro, gli uomini hanno scritto la loro fede. Quando abbiamo riaperto nel 2017, siamo rimaste sorprese dal numero di visitatori che ricordavano come anni prima, magari durante la loro giovinezza, venissero qui a pregare, a celebrare matrimoni, onomastici. Abbiamo sentito quanto il legame dei bariamesi si rivolgesse non tanto all'edificio in sé, quanto alla Madonna. E ci siamo chieste il perché. Forse una delle risposte è che la Madonna è anzitutto una madre. Prima ancora di pensare all'Immacolata Concezione, alla grandezza della sua figura, noi tutti la sentiamo come madre, che può capire a fondo le nostre ansie, le preoccupazioni di un genitore nell'educazione dei figli. Anche questa cappella è anzitutto una celebrazione della Vergine come madre. Tutte le immagini della Madonna che vedete qui sono un ex voto. In questa immagine Maria sta allattando il piccolo Gesù, un gesto semplicissimo, un gesto umanissimo che appunto per questo la avvicina molto a noi. Se ci pensiamo è proprio in effetti però in questi gesti semplici e quotidiani che si dimostra la grandezza dell'amore di una madre, un amore che non è limitato al solo periodo dell'infanzia ma dura tutta la vita. Maria seguirà Gesù fino ai piedi della croce e sarà in quell'occasione che Gesù, affidandole Giovanni, la farà diventare madre di tutta l'umanità. Tra l'altro, San Bernardo di Chiaravalle, che abbiamo visto prima, scriverà una preghiera, Res Pice Stellam, guarda la stella, dove ribadisce proprio il concetto che la Vergine ci segue e ci protegge lungo tutto l'arco della nostra vita. Appunto, l'amore di una madre non conosce stagioni. Questo concetto è stato espresso meravigliosamente da un grande cantautore, Fabrizio De André, nel 1970 con il brano Ave Maria.